Fermare la legge sull'autonomia differenziata. Il nuovo grido d'allarme risuona da Chieti. Questa mattina alcuni consiglieri comunali e il comitato Salviamo la Costituzione hanno illustrato una mozione che sarà presentata il 18 novembre in assise comunale. Edoardo Raimondi è uno dei 10 firmatari. Lo chiediamo al sindaco e quindi all'amministrazione e alla giunta comunale di rappresentare negli ambiti istituzionali e di sostenere tutte le iniziative volte a una presa di posizione che parta dai territori contro questo tentativo di fatto di spaccare in due l'Italia, perché poi di questo si parla, e di penalizzare le regioni da decenni in difficoltà strutturale in termini economici e di assistenza, soprattutto penso in primis alla sanità, guardando anche alla situazione della nostra regione, situazione devo dire critica, come tutti sappiamo e come tutti possiamo constatare con mano quotidianamente. Un percorso a Chieti portato avanti con passione e partecipazione dal comitato, che in provincia ha raccolto oltre 6.500 firme, in Abruzzo sono state oltre 33.000. Fondamentale anche tanta informazione, come rivela Tommaso Palermo. Il meccanismo dell'autonomia differenziata è complesso e è stato necessario quindi avvicinare le persone per far comprendere meglio quelli che potrebbero essere gli esiti di questa riforma, che sono in buona parte imprevedibili, perché non sappiamo esattamente né se sarà accettata la nostra richiesta di referendum costituzionali, né se saranno possibili ricorsi alla Corte Costituzionale presentati da 5 regioni, ma soprattutto non sappiamo poi come si muoveranno le regioni qualora dovesse questa riforma andare in porto. Quindi, quali settori diventeranno regionalizzati, quali rimarranno allo Stato. Il rischio purtroppo è quello di una Macedonia, di una disgregazione totale dell'organizzazione dello Stato.